Io sono siciliano, vi stavo dicendo prima, quando ho cominciato a fare questo lavoro, ho cominciato a girare l'Italia, venivo spesso a Malano si con tre M, a Malano incontravo i milanesi, e qua ci abitate voi, c'è qualche milanese qua per caso? Che ormai è merce rara, eh? Appena sentivano dire che ero siciliano, mi dicevano la stessa cosa. Beh, voi siciliani, voi in Sicilia, avete poca voglia di lavorare. Dico, poca voglia? Un cazzo proprio. Noi non siamo portati a questo tipo di attività. Per noi il lavoro è andare contro natura, è una roba proprio, facciamo uno sforzo, una fatica immane, proprio, una cosa enorme. Non ce l'abbiamo neanche come programma genetico. Non ci abbiamo mangiare, dormire e riprodursi. Il lavoro è la novità degli ultimi anni che ancora facciamo fatica ad assimilare. Io penso che il siciliano passa la vita cercando di schivare il lavoro. Poi ogni tanto qualcuno fottono, pazienza, questo ci tocca. Poi abbiamo la Sicilia, una bella regione, una bella terra, la natura è stata generosa con noi, abbiamo un bel clima, un bel mare, belle spiagge, le montagne, praterie, c'è anche l'Etna per andare a sciare, è estate 11 mesi l'anno, fa sempre caldo, siamo conviviali, socievoli, ci piace fare vita all'aperto, in comune. Io ho sempre sostenuto che per lavorare ci vuole un posto triste, brutto. La pianura padana è perfetta. Ti svegli la mattina, apri la finestra e c'è la nebbia, non si vede niente. Va via la nebbia e non c'è niente da vedere lo stesso, come rimette la nebbia almeno non ci pensi. Secondo me la nebbia l'ha messa il governo, come in discoteca per fare l'atmosfera, no? Mettiamo la nebbia almeno che se non vedono dove abitano. Come quando dico, il nord Italia trae l'economia della nazione, il Veneto, la Brianza, l'Emilia Romagna, il Piemonte, allora, prendiamo l'azienda della Brianza, portiamola in Sicilia, a Taormina, vediamo quanto campa. E vediamo se dopo 2 mesi non sono tutte in malattia e spiaggia. Io frequentavo un bar in Sicilia, dove per statuto chi sta al bar non deve lavorare, che il bar è un impegno serio. Non è mica se al bar si va 10 minuti a prendere il caffè, no, il bar si sta 8-10 ore, devi stare là, disponibile sempre. E ogni tanto quando al bar qualcuno veniva assunto per trovare lavoro, era come se fosse morto, un funerale, un lutto, una tragedia era. Una volta arrivava al bar, trovava chi piangeva, che era buttato dal bancone, così ubriacava, gente abbracciata, che si consolava. Dice, ragazzi, che è successo? Che è successo? Gaetano non l'ha saputo. No, che c'è? Lo hanno assunto. No, cazzo. Uno dei migliori elementi del bar. 20 anni che viene al bar 8 ore al giorno, tutti i giorni, anche con la febbre veniva. Esperto in tutti i reparti, sapeva giocare a briscola, a carambola, al biliardo, al 3-7, schedine, totocalcio, scommesse, 10 in lotto in tutti i reparti. Una carriera eccezionale buttata nel cesso per un posto di lavoro. Io al bar gli unici due che lavorano sono uno che ha fatto uno sgarbo alla mafia, che la mafia per vendetta gli hanno trovato il lavoro. L'altro l'abbiamo scritto noi in concorso a sua insaputa, era l'unico partecipante, l'ha vinto e ci è dovuto andare per forza se lo denunciavano. Ma comunque, alla fine mi è toccato emigrare pure a me. Emigrare è una parola grossa che non dovrei spendere nei miei confronti, che uno per essere emigrante dovrebbe lavorare. Io non lavoravo in Sicilia, non sto lavorando neanche a Milano per motivi miei di coerenza. Mi ricordo i primi giorni che sono arrivato a Milano, mi ha dato una mano d'aiuto un mio amico, ti ho detto qualche consiglio, qualche indirizzo, come muoverti, come fare, anzi se per il primo periodo puoi dormire a casa mia ti posso ospitare, ti ringrazio, sei molto gentile. E un po' mi rigiravamo al bar e mi ha presentato un suo amico di Milano. Dice, Giovanni, ti presento Giorgio, il mio amico di Milano. Giorgio, lui è Giovanni, un mio amico di origini siciliane. Dice, di origini. 3 giorni cosa qua, dove andate subito di origini? Ancora c'è un maglione nella valigia? No, sai, gli ho detto così perché Giorgio è un esponente della Lega Nord, cercava di avvicinarmi in qualche modo, di evitare qualche contrasto. E infatti Giorgio, quando ha saputo che ero siciliano, stavo a Milano e non lavoravo, si è incazzato malamente. Ah, siamo siciliani e meridionali, siete tutti uguali. Non avete voglia di lavorare, non avete voglia di fare niente. Noi a Nord lavoriamo, produciamo, paghiamo le tasse. Al Sud siete pronti solo a prendere i contributi, metto. Campate sulle spalle del nostro lavoro, vi manteniamo noi. Giorgio, stai calmo. Sono qua da 3 giorni, non lo so come stanno le cose. Dai, mettiamo come un formo che mi documento, poi magari parliamo meglio. Poi ho detto, vorrei precisare una cosa.
se è vero che ci mantenete voi, ho detto cercate di lavorare di più perché non è che stiamo bene giù. Che se uno si prende un incarico lo deve fare bene. Se non ce la fate, ce lo dite che ci possiamo andare dall'altro, non è che vi dovete ammazzare. Se non ce la fa, non ce la fa. Tra l'altro noi siciliani siamo specializzati in questo tipo di atteggiamento. Sanno 3, 4, 5 mila anni che siamo dominati. Hanno cominciato i Fenici, i Greci, i Romani, gli Arabi, i Normanni, i Francesi, i Borboni, i Spagnoli, i Bizantini. Tutti quelli che arrivavano in Sicilia dominavano. Comunque, arrivavano, noi dominavano, noi abbiamo dominato. Non so. Tutta gente per bene, facevano un mazzo così, costruivano strade, templi, chiese, fortificazioni, diga, acquedotti, siamo per trasportare tronchi, masse, pietre, qua facciamo diga, qua facciamo il muro, qua facciamo la strada. Intanto, ma fermo, riposati, vieni a prendere una granita, un caffè. No, no, dobbiamo dominare, dobbiamo dominare, e vaffanculo dominato, va. Non so se c'è qualche siciliano qua, qualcuno di voi sarà stato in vacanza in Sicilia. Allora, ai milanesi che vanno in vacanza in Sicilia vorrei dare un consiglio spassionato: se avete un amico in Sicilia, non chiamatelo, che vi rovina la vacanza. Cioè, la nostra non è ospitalità, la nostra è sequestro di persone. A volte c'è Stefano, il milanese, va in vacanza in Sicilia. Oggi vado in vacanza una settimana in Sicilia. Avrei piacere di incontrare a Carmelo, il mio vecchio amico, sai, uno con cui abbiamo fatto il militare insieme, poi con cui abbiamo lavorato, no. Uno che ho conosciuto anni fa. Allora, Stefano chiama Carmelo. Carmelo, sai, vengo in vacanza in Sicilia una settimana, avrei piacere di incontrarti. Carmelo, oh Stefano, ma che bella notizia, ma quando arrivi? Sì, mercoledì alle 10:30 arriva a Catania. Stefano, ti vengo a prendere io, ci penso io. Mi hai fatto felice, da una vita che non ci vediamo, porca miseria, che bello. E non vedo l'ora di vederti, sono contentissimo. Comincia così. Carmelo va al bar. Sì, mercoledì alle 10:30 deve andare a Catania a prendere Stefano, un amico mio da Milano. Come al bar nessuno c'ha un cazzo di fare, comincia prima, ah, ci ti faccio compagnia io. Poi c'è l'altra, se c'è posto in macchina vengo anch'io. Gli altri tre al bar, se noi tre qua da soli, che facciamo? Facciamo un'altra macchina e veniamo pure noi. Vai a casa, c'è stessa cosa. C'è la nonna, devo andare a Catania, ma che devo andare a ritirare le analisi. C'è la zia, io devo andare a ritirare un vestito. Comunque, per andare a prendere Stefano partono 7-8 macchine. Sembra che stia arrivando Obama. A Catania arriva un aereo con 10 persone, c'erano 150 macchine parcheggiate. Appena c'è Stefano dall'aeroporto, c'è tutta la famiglia schierata, già 18 persone. Tu dici, tanti anni, porca miseria, come si è fatto? È un po' ingrassato, un po' dimagrito, un po' di convenevole. Poi vieni, vieni, ti presento la famiglia. Guarda. Mia nonna, mia nipote, mio cugino, il figlio piccolo, il fidanzato, il cane, il scimmia, il cavallo, la scimmia, mia sorella, mia cognata. Tutto. Stefano, ti ho organizzato tutto io, non devi preoccupare di niente. Tutto qui. Allora, oggi si è pranzo da me, domani da mio fratello, da mio cognato, da mio cugino, da mio zio, da mio nonno, da mio sorella. Poi ti porta a visitare il Tempio Greco, il Castello Normanno, la Villa Romana, dice, è a mare quando ci vado. E un altro anno torno, non mi dire con torno chiudo, dai. Grazie. Il primo pranzo in onore di Stefano si comincia a organizzare almeno 20 giorni prima. Si allerta tutto il territorio, tutta la provincia sa che sta arrivando Stefano da Milano. Che vado al macellaio, dice, fammi 5 chili di salsiccia col finocchio, mi raccomando, per Stefano da Milano non mi fare brutta figura. Vado al fruttivendolo, mangio 10 melanzane, viola, quelle rotonde, dopo che arriva Stefano da Milano, mi raccomando. Vado al pasticcere, fammi 20 cannoli con la ricotta fresca che arriva Stefano da Milano, mi raccomando, mi fare brutta. Si ammazzano tutti gli animali commestibili che ci sono. Galline, coniglie, capretto, maiale, gnu, giraffa, dromedari, narsaggi, vai nella fattoria col miso, ti va a fanculo, carica tutto, eh. Non deve mancare niente. Appena arriva Stefano, c'è tutta la famiglia già a tavola, tutti 18 persone, Stefano c'ha il posto centrale riservato d'onore, posto riservato all'ospite straniero. A tavola ci sono già pomodorini secchi, qualche fetta di salame, olive, un pezzo di formaggio. Stefano, dopo due olive, una fettina di salame, un triangolo di formaggio, grazie, io sono a posto così. A posto così, chi sta ancora all'inizio dell'antepasto, chi sta ancora... Neanche seconda, che questo è un riscaldamento proprio per mettere in moto. Viene Stefano da Milano, tre primi glieli vuoi fare o facciamo la figura dei miserabili? Ci dobbiamo fare prendere per pidocchiosi.
una pasta con le sarde, una lasagna, una pasta alla norma. Poi assaggia l'agnello, assaggia la salsiccia, assaggia il coniglio, assaggia il pollo, assaggia questo. Man mano Stefano va perdendo conoscenza. Mica c'è abituato a mangiare tutta questa roba. Con quello che c'era a tavola a Milano c'è campavo un mese, Stefano. E qua avete la pausa pranzo di 40 minuti. 40 minuti, mangiate, prendete caffè, fumate sigaretta, andate in palestra, fate a doccia, a volte rimane un minuto e 10, un minuto e 20, ancora fate un'altra cosa. E state sempre leggeri, mangiate bresaola e rucola, la caprese, ci ho vissuto parecchio a Milano, conosco molti milanesi, pranzi agili, veloci, siete sempre attivi. Da noi in Sicilia la pausa pranzo dura 8 ore, 2 ore si mangia, poi 2 ore di sonno, poi va a lavare la macchina, accompagna i figli in palestra, va a fare spesa, se resta tempo torni al lavoro. Se non chiami, senti, ho avuto un contrattempo, un po'. Quando Stefano ormai in fin di vita, e poi sta scoprendo, pietà, non portate più roba, non già faccio chiudere, ti prego, basta, tutto buonissimo, ti prego, basta. Stefano, l'ultima cosa devi assaggiare, Stefano. L'ultima cosa, la torta alla nonna. La nonna 2 giorni che lavora a fare questa torta per te, dagli la soddisfazione, gli assaggi una fetta. Una fetta di torta e basta, una fetta di torta e basta, poi se vuoi un'altra cosa ne parliamo, però una fetta di torta a nonna ci resta male, dai. Fatto, a nonna ha fatto torta, mica ha fatto torta come la fanno qua a Milano. Qua a Milano siamo in 6 a cena, porta una torta a 180 grammi, non c'è neanche spazio per mettere la candelina. A nonna ha fatto la torta quando non era rotto scortato un pulmino. 26 kg, sono 4 persone per portarla a tavola. E Stefano gli fa la fettina messa labbra, una bella fetta, 1,5 kg, 1,8 kg. Stefano mangia la fettina torta, appena finisce di mangiare la torta, Stefano, tutta la famiglia è schierata, Stefano dimmi la verità, com'era la torta? Con la nonna messa di fronte così. La nonna sembra Totorrina con le tette. Da dietro è uguale al nonno. Gli abbiamo fatto una X con lo spray per distinguerli. E si respira quell'atmosfera di ospitalità, di cordialità che sappiamo creare solo noi siciliani, meridionali in genere, dove l'ospite è stato, è benvenuto, è il padrone di casa, esprime un desiderio e sarà esaudito. Dove... Un vara cazzate, se no ti squagliamo nell'acido. Il filo è sempre sottile, sei sempre un filo del rasoio, è un altro che si ride che diventa tutto serio, diventa... Quando Stefano com'è la torta che non andava davanti, tutta cala il gelo nella famiglia, speriamo che Stefano dice cazzata che non è nervoso, stupido. Signora, complimenti, squisita, eccezionale, veramente, mai mangiato una torta così buona, veramente eccezionale. Dagli un'altra fetta, dagli un'altra fetta che gli è piaciuta. Che... Quando Stefano ormai in coma farmacologico, vede tutto annebbiato, non conosce più amici, parenti, non sa se è andato in Germania, in Australia, in Canada, in vacanza, non sa più dove, geograficamente ha perso qualsiasi cognizione. Cioè, andiamo fuori, lo carichi nel 100, si fa aiutare un braccio ciascuno, si carica nel 131 blu senza aria condizionata, sono le 3:30 del pomeriggio a Ferragosto, fuori sono 60 gradi all'ombra e ombra non ce n'è. Se andiamo ad Agrigento, ti porto a visitare i templi greci, eh? Stefano va per il finestrino ancora a Cavanovella per respirare, cercare una boccata d'ossigeno. Per piacere, chiude, fa correre e fa il cervicale. Per piacere, Stefano, dai, dai. Anzi, ci fumiamo una bella sigaretta a tenuta stagna. Dopo 2 ore di macchina si arriva ad Agrigento. Questo. Il tempio greco. Sai che è la prima volta che lo vedo anch'io? Che in Sicilia abbiamo dei monumenti enormi, viene gente dal Canada, dal Giappone, dall'Australia, visitare. Noi che ce l'abbiamo a 20 km non l'abbiamo cagato mai. Se ci vai in giro alle scuole medie e basta, vaffanculo, chiuso lì, tutta vita. E volte ci sono gli amici, andiamo ad Agrigento a visitare i templi, cioè li ho visti. Da quando li ho visti? In seconda media. Penso, sono passato 40 anni. Vabbè, sono sempre gli stessi. Quando fanno il secondo piano ci torniamo.